Raffaello, figlio di Giovanni Santi, vide la luce ad Urbino il 28 marzo del 1483. Era la sera del Venerdì Santo. Fuori, lungo le strade, processioni di uomini incappucciati celebravano la passione di Cristo. Dentro la casa, Magia di Battista Ciarla soffriva i travagli del parto. Giovanni Santi attendeva inquieto. Quella casa è ancora lì, al suo posto, sulla salita accanto alla chiesa di San Francesco, a pochi passi dal palazzo ducale. Una Madonna col bambino, affresco di vaga bellezza, vi è tuttora conservata e si vuole che Giovanni Santi vi ritrasse la moglie Ciarla con il neonato Raffaello. Sull'importanza del focolare domestico si soffermò Giorgio Vasari. E perché sapeva Giovanni quanto importi allevare i figliuoli con il latte non delle balie, ma delle proprie madri, nato che gli fu Raffaello, volle che la propria madre lo allattasse e che piuttosto nei teneri anni apparasse in casa i costumi paterni. Dalla generosità del seno materno, Raffaello trasse in seguito l'idea di una femminilità florida e felice, propria della sua arte. Era nato nella stagione propizia per i pittori locali, che solevano ritagliare paesaggi e cieli limpidi nei loro dipinti. Il Monte Feltro, in primavera, trionfa di colori brillanti, di verdi dalle infinite tonalità, che sfumano nei Monti Cerulei, all'orizzonte. Lo sfavillio della natura si schiude ad un agglomerato di torri, archi a tutto sesto, colonne, mattoni ocra e pietra bianca. Urbino domina sugli impervi rilievi circostanti. Il suo palazzo, fiabesco e imponente, è legato ad un uomo, il duca Federico di Montefeltro, scomparso pochi mesi prima della nascita di Raffaello. Il palazzo aveva trasformato in corte l'intera città, una corte raffinata, alla moda. Uomini d'ingegno, artisti, architetti, letterati, orbitarono intorno alla committenza di Federico, lasciando tracce tangibili del loro passaggio ad Urbino. Giovanni Santi fu profondamente inserito in quel clima culturale aperto alle novità. Scrisse La cronaca rimata, un componimento in versi che consegnava alla storia aneddoti, personaggi e concezioni della sua epoca, lasciando un ritratto dell'ambiente in cui Raffaello crebbe e della dote spirituale che la sua patria gli consegnò. Nella raffinata corte di Federico erano confluite opere dei maggiori esponenti della pittura fiamminga. Opere lucenti, naturalistiche, caratterizzate da una raffinata cura del dettaglio. Debiti al gusto fiammingo furono in seguito i più celebri ritratti del Sanzio, vividi e veraci, i riflessi magici dei gioielli, la restituzione tattile delle stoffe. Ma a Urbino, negli anni della sua fanciullezza, si sviluppò una corrente altrettanto aggiornata, eppure opposta. La presenza di uomini quali Luciano Laurana, Piero della Francesca, Leon Battista Alberti e Francesco di Giorgio Martini rese Urbino stessa una città ideale, dove fiorì il cosiddetto rinascimento matematico che sosteneva il carattere divino delle proporzioni e l'origine matematica della bellezza. La provenienza di Raffaello dalla cultura rinascimentale urbinate lo condusse a concepire la bellezza come ordine di rapporti geometrici e musicali. Un caso celebre è il magnifico tempio rotondo dello Sposalizio della Vergine, eseguito per Città di Castello. Sul fregio del tempio il pittore scrisse il suo nome e la sua provenienza urbinate, rivendicando con orgoglio le proprie radici culturali, consapevole del valore della sua opera. Il padre di Raffaello, Giovanni Santi, fu un umanista, un cortigiano, ma soprattutto fu un pittore. Ricevette importanti committenze dai signori di Urbino e spesso lavorò fuori città. Fu a Gradara, a Fano, a Frontino, a Cagli, dove lasciò il suo capolavoro, gli affreschi della Cappella Tiranni nella chiesa di San Domenico. La sua bottega, la più fiorente della città, sorgeva accanto all'abitazione di famiglia. Il piccolo Raffaello mosse i primi passi in quel microcosmo carico di colori e dorature. Conviveva con la nascita lenta delle immagini.
osservava suo padre indugiare con la matita su un panneggio o su una piega delle labbra. Un cortile porticato separava la casa dall'ambiente di lavoro. Nel portico è conservata tuttora la pietra su cui si preparavano i colori. Se ne occupavano i bambini che operavano a bottega. Al piccolo Raffaello non era permesso comportarsi come gli altri garzoni. Non solo perché era il figlio del maestro, ma anche perché dovette dimostrare sin da subito un insolito talento. Mentre gli altri bambini macinavano i pigmenti di colore, Raffaello si avvicinava alla pittura imparando dal padre l'arte del disegno. Nella metà del Cinquecento, Giorgio Vasari suggeriva un apprendistato di Raffaello, a soli 8 anni, presso il Perugino. Altri studiosi ipotizzarono il suo ingresso nella bottega del Perugino a 11 anni, alla morte del padre. La critica più recente si sofferma sul suo apprendistato nella bottega paterna, stabilendo un incontro col Perugino piuttosto avanti negli anni. L'ultimo viaggio, il più lontano, Giovanni Santi lo affrontò nel 1493. Fu inviato dalla duchessa Elisabetta Gonzaga di Urbino, a Mantova, dove ritrasse i duchi Luodovico e Isabella. Quei ritratti non furono mai terminati perché il maestro si ammalò e morì, un anno dopo, a Urbino. Lasciò orfano un ragazzo prodigio, di appena 11 anni. Raffaello ereditò la bottega del padre e la gestì con l'aiuto del pittore evangelista da Pian di Meleto. Almeno fino al 1500 la sua sede stabile fu Urbino. La sua prima opera certa è il Trionfo di San Nicola da Tolentino, una pala commissionata da Andrea Baronci di Città di Castello. Per questa pala Raffaello stipulò un contratto con il socio evangelista. Aveva 17 anni e fu citato come magister, maestro. Il ragazzo era pienamente in grado di esercitare il ruolo di inventore e di pittore. I disegni preparatori per la pala di Città di Castello rivelano la spensieratezza dell'adolescente e la grandezza del genio. Al contempo la tecnica, i colori e le attitudini delle figure evocano l'arte di Giovanni Santi e fanno dell'opera un prodotto di quella bottega in cui Raffaello crebbe e di cui fu maestro. Da quel momento, alle soglie del Cinquecento, la carriera di Raffaello si evolse velocemente. Dall'Umbria alla Toscana, da Firenze a Roma. Ma Urbino non fu dimenticata. La sua reminiscenza visse negli scenari di alcuni dipinti, con i calanchi e i verdi brillanti del Montefeltro, con l'Appennino azzurro all'orizzonte. Raphael Urbinas, ossia Raffaello da Urbino. Così si firmava il pittore, nostalgico e fiero della sua città natale. Lo studio e l'imitazione dei più grandi maestri dell'epoca, come il Perugino, il Pinturicchio, Leonardo e Michelangelo, condussero Raffaello ad una poetica originale ed eclettica, che gli valse la fama di pittore non umano, ma divino. L'educazione che Raffaello ricevette dal padre lo aveva plasmato in una creatura amabile, che gli permise in seguito l'accesso ad ambienti di corte altolocati. Scrisse il Vasari: Raffaello fece chiaramente risplendere tutte le più rare virtù dell'animo, accompagnate da tanta grazia, studio, bellezza, modestia e ottimi costumi. Era bello e raffinato, oltre che di grande abilità. Grazia, modestia, raffinatezza. Doti che gli derivarono dalla sua formazione urbinate. Le stesse che l'amico Baldesar Castiglione richiedeva all'idea perfetta di cortigiano, tra le pagine del suo celebre libro ambientato nella corte di Urbino. Raffaello amava la bellezza e l'amore. Una vita arsa di passioni, consumata in fretta, spentasi nello stesso giorno in cui nacque, il Venerdì Santo del 1520, a soli 37 anni.